Dopo aver visitato il sud dello Yunnan nei primi tre episodi, ho preso un volo per Lijiang nel nord per poi arrivare a Dali, ultima destinazione nel mio viaggio in Yunnan. Appena arrivati a Dali, guest house molto semplice, però bella vista. E ora andiamo a cercare qualcosa da mangiare. Vediamo un po' di roba locale, il baba tipo pizza locale sembra un must, per quanto comunque il mangiare non sembra un problema qui a Dali, ristoranti dappertutto, e andiamo a vedere. Ritorno a Dali dopo 7 anni, vediamo che è cambiato. Dopo una giornata spesa a visitare il centro storico, il lago e le varie pagode ricostruite recentemente, nel mio vagare mi imbatto in una chiesa cattolica con tanto di murales raffigurante i momenti chiave del Vecchio Testamento. Dopodiché un salto al Bad Monkey è d'obbligo. Peraltro sconsiglio il telescopio che farebbe vedere le galassie lontane, sembra finto, come d'altronde il marchio BMW sul carrello che lo trasporta. Nel caso vi servisse, il posto per la bici è questo qui, questo è il numero di telefono, e hanno un po' di tutto, dalle mountain bike per montagna, alle mountain bike per decisamente per tutti i gusti, e 40 renminbi tipo 5 euro al giorno. Giro in bici intorno al lago Errai è forse il modo migliore per godere dei panorami intorno a Dali. Io ho deciso di spezzare i 115 km in 3 tappe, la prima Dali, dove ho preso la bici, per poi dirigermi a Suzhou, un villaggio con un charme unico dove spenderò la notte. Arrivo a Suzhou, mi fermo al primo ristorante che serve il baba, una pizza locale con carne macinata e grasso di maiale, preparata rigorosamente secondo la tradizione. Ottimo! Una volta in camera, un tè è d'obbligo, e mentre ammiro l'architettura tradizionale dell'hotel, mi perdo nel mix di colori, rumori e odori che solo Suzhou sa offrire.
7:30 del mattino, il sole sta sorgendo dietro di me, davanti a un panorama bellissimo. È una tranquillità davvero rara da trovare in Cina. Suzhou è un po' per chi cerca qualcosa di diverso, una Cina un po' più calma, una Cina molto slow. E forse dopo tanta bici mi serve anche a me andare un po' slow. Intanto ora mi godo. Dopo una colazione a base rigorosamente di baba, prendo la strada nuovamente, destinazione Shuanlan. Per strada mi imbatto nella preparazione per un matrimonio locale dove si prepara l'immancabile grasso di maiale. Una volta arrivati a Shuanlang, la cittadina si presenta come un paesino a ridosso tra lago e montagne, una cartolina che mi ricorda tanto le Cinque Terre in Liguria. Shuanlang è piccola e affollata di turisti, lontana dalla tranquillità di Suzhou. Per lo più il street food locale consiste in fritture varie che sento di poter evitare. Questo è Shuanlang, ma? Shuanlang. Shuanlang. Shuanlang Yushida. Shuanlang Yushida. Questo è il nome del posto e bene, l'abbiamo visto. Ora torniamo in hotel, mi rivesto e riparto. Signori qua intanto si godono il sole, per di loro. Lascio Shuanlang per tornare a Dali e riconsegnare la bici.
La lunga pedalata intorno al lago Erai è ricompensata da scenari rurali e culture variegate rinchiuse intorno a un lago che rende l'intera area una delle mie preferite in Cina. E tornarci dopo 7 anni ha riconfermato la convinzione che ho avuto la prima volta. Ci sono dei posti in Cina dove uno straniero può davvero sentirsi a casa.